Ma dov'è che l'è? Cognato! Ma roba da matti! Cognato, sta cominciando la diretta, muoviti! E un attimo, sto in bagno! Sto in bagno! L'è mezza ora che ti sono in bagno! Cosa gatto da pisare? Il piave? Ma roba da matti! Roba da matti, io chiedo scusa, il mio cognato è sempre in ritardo, lui comincia la mattina con un ritardo e il va in accumulo e noi lo molla più per tutta la giornata. Americano, americano, americana. No, no, cosa che te fa? Ma cosa che te sta facendo? Oh, sbassa quel tafanario, Coco! Ma stiamo scherzando? Un po' di allegria! Senti, la musica, l'ascolti a casa. Cognate! Ma stiamo. La musica l'ascolti a casa tua, non qua in trasmissione, per cortesia. Ma è pure casa tua, perché ho sposato sua sorella, lui è il mio cognato. Non sta a parlare da mia sorella che mi gira. Sbassa quel tafanario, chiudilo, spegnilo! Guarda che te lo spacco quel tafanario! No. Ma roba da matti, guarda che te lo spacco, te lo spacco. Calma, io te l'ho comprato e io te lo rompo. Questa è la roba da matti. Ma non mi interessa, non mi interessa. Certi dettagli, certi dettagli non mi interessano, non mi tangono. Dai, 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 che abbiamo. Ha venduto milioni e milioni di copie. Non mi interessa. E ha commosso milioni di persone milioni. Nel mondo. No, commosso milioni di tuoi amici di Napoli là, che dopo se siete milioni e milioni in giro per il mondo, come fate ad essere milioni anche qua in Italia? Questo non ho capito. Vuol dire che siamo molti di più di tanti. Allora, dai, dai, molto più di tanti. Ercolano, para avanti, leggi sta lettera, dai. Io mi scuso con i telespettatori di Telerisolvo. Andiamo subito. No, abbiamo certe robe, certi errori si commettono una volta sola, la seconda non c'è tempo. Leggiamo la lettera per cortesia. Porta, dai. Guarda che paghiamo qua a minuto la diretta televisiva. Allora, niente, salve, sono Antonio Girottin. Ciao Antonio, scusaci per questo inghippo iniziale. Girottin. Vicino a casa mia, da qualche mese hanno aperto un nuovo locale frequentato di soli uomini. Ah, cos'è un nuovo mille lire? Non sapevo. Ragazzi, i mille lire attirano gli uomini come i piranha. Dov'è il posto? No, c'è scritto dov'è? No, non lo dice, però dice, vabbè, no. Vabbè, vai avanti che magari lo scopriamo. Due nerboruti maschioni dal fare piuttosto femminile. Ah, e che dice che donne non ne ha mai viste. Come? In che senso, scusa? Ah, il problema è che spesso trovo coppie di uomini seduti sul mio muretto di recinzione di casa, in piena stagione amorose. Come mi devo comportare? Allora, Antonio, guarda. Allora. Insomma, qui la faccenda è delicata. No, è molto delicata. La situazione. Voglio dire, Antonio, allora, spiega il tuo imbarazzo. Non te gara a spiegare niente. No, che, Antonio, voglio dire, i gay allora, sono delle persone sensibili, sicuramente capiranno il tuo problema. Allora, per cortesia, cosa vuoi parlare tu di tollerante? Sono io tollerante con te da una vita, però. Cosa vuoi parlare tu di tolleranza che sei di Ercolano, vabbè, oltretutto? Ah, ragazzo, qua, Antonio, qua il problema è molto serio. Non è delicato, è molto serio. Qua non esiste che in natura due uomini si bacino in pubblico, oltretutto. Cioè, questo è l'amore universale. No. Allora, se c'è un errore di natura, va curato. Va semplicemente curato. Non c'è nessun problema. Ma scherziamo, il locale va chiuso subito. Non se ne parla neanche. Lo facciamo chiudere. Ma questi poveri ragazzi che si trovano tra di loro, magari hanno trovato la loro anima gemella, finalmente possono sfogare il loro amore, stare tranquilli. Ma cosa stai dicendo? Come fa? Ma cosa stai dicendo? La natura, la natura ha un progetto preciso. Il coccodrillo col coccodrillo, il cavallo col cavallo, i cunici con i cunici, i criceti con i criceti. L'uomo con l'uomo, l'uomo con la donna, cosa mi fai dire? L'uomo con la donna, il locale va chiuso immediatamente, non c'è nessun dubbio, e va curato il problema, va curato con una struttura specializzata, del personale specializzato, un personale medico. Si fa su una bella clinica privata, una bella clinica al posto del locale gay, una clinica ovoide, con i vetri tutti a spirale, che mi va su a ovoide, con i vetri a specchio. Chiaro il progetto, Antonio, non c'è il minimo secondo da perdere, si interviene subito. Farlo diventare un carcere, anche magari mettiamo anche delle sbarre in alluminio anodizzato. No, facciamo una bella clinica, non c'è nessun problema. Antonio, il progetto lo realizziamo in brevissimo tempo. Vedrai, non so, raccogli le firme. Io non so cosa dire. Non serve raccogliere firme. Ma Vladimir Luxuria, fai qualcosa. Non serve, non sta neanche a dirle quelle robe. Qua nel mio programma, per cortesia, non devi neanche nominarle certe cose. Facciamo un bel localino, una bella clinica dalla quale si esce solo guariti e diamo anche il nostro
nostro contributo alla società, alla pulizia, all'igiene mentale e corporea della società. Antonio, vieni a trovarci, non serve progetti, non serve permessi, niente. Vieni qui a trovarci, noi abbiamo già le gru e le ruspe pronte per il tuo progettino, per la tua clinica. Grazie Antonio, vieni a trovarci, che il mio cognato è qua anche la domenica, proprio per questi interventi urgentissimi, dalle 9 a mezzogiorno. Prova a accendere sta radio e ti tiro giù qualcosa su. Questa non è male. Questa devo dire che non è male. Stateva buono, Andò, non so che dirti. Non serve che tu dica niente. E sbassa il volume per piacere. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori. Questo mi piace. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte. Non è dei tuoi questo. Deserte silenziose. Questo è bravo, non è dei tuoi. L'ultima carrozza cigolando se ne va. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Salve, sono Andrea di Telezoom, il signor Besa? Sì. Solo qualche domanda sui suoi hobby. Le va al cinema, signor Besa? Infatti stavo proprio per... Ci va spesso? Guardi, anche in questo... Cosa guarda di solito? Guardi, i film guardo. Cosa ma guardo? Certo, testa, che genere di film? Guardo il film. Ma che genere di film? Un po' di tutto, ora se mi permette. Senta, guarda, io devo andare. Cosa odia dei film? Guardi, odio fino ad augurargli la morte chi mi fa perdere l'inizio. Arrivederci. Sono già in ritardo. Buonasera amici telespettatori e benvenuti al sondaggio Demoscopappo di questa sera, un sondaggio molto interessante, infatti parleremo di 11 settembre, il tragico avvenimento accaduto a New York l'11 settembre 2001, abbiamo infatti il risultato di un sondaggio svolto su di un campione di italiani a cui abbiamo chiesto cosa è cambiato dopo l'11 settembre. Come hanno risposto gli italiani, dottor Besa? Grazie, dottor Appi, buonasera. Ecco, gli italiani alla domanda cosa è cambiato dopo l'11 settembre rispondono per un 50%. Niente, continuo a prendere gli psicofarmaci. Il 30% risponde è aumentato l'affitto di casa. Il 20% risponde che in aereo ci manda spesso la suocera. Risultati molto interessanti, devo dire, che danno l'idea di un paese che... e sta ancora assimilando, cercando di assimilare i problemi dovuti alla conseguenza di questo fatto drammatico. Bene, grazie dottor Besa per il suo coraggioso sondaggio, grazie a voi per la vostra attenzione e come sempre, addio piacendo, arrivederci a domani. A domani! Ah, ti fece questo? Mo, cosa ti tocchi? Ah, tutto storto questo. Ma questo è uno tappo? Se io cavo il tappo, acqua scende? Sei proprio, guarda, ti ha una testa che neanche i porcei ti ammagna. Ti acciucci e ti lascia in parte. In Svizzera il pali e il nostro lago sono tutti dritti. Sì, sono anche dritti. Cosa ci vuole? Li si è fatti apposta per ricevere le imbarcazioni. Ti vedi che sei in motoscafi che arriva. Allora, sto qua è il ponte della Paglia che abbiamo visto, è il palazzo ducale. Sta qua Paglia? È la riva degli schiavoni. Le comunità slave che arrivavano dall'Adriatico, no? Adriatico. E arrivavano dentro e parcheggiavano qua, da cui riva degli schiavoni. Gli schiavi, ecco qua. È a Skyline. Stiamo facendo il corso di turismo a Venezia per stranieri, sto quasi straniero. Sei incantato, in Svizzera non hai mai visto una nave così grande. Questo mi sembra il nostro traghetto in un lago di quattro cantoni. E uguale questo. C'è la mia compagna, provo a guardare, è uguale. Come so, dietro la barca c'è Malamocco? Sì. Ma oltre dice, allora, Drio la nave da crociera che state vedendo, no? Allora, che c'è l'isola di San Giorgio, siamo anche a Sigaita, ti vedi il campanile, Ana? San Giorgio, ecco dopo, qua, qua c'è scritto. E a Giudecca, De Drio, che c'è tutto il Lido, diciamo, il Lido che... Da Jesolo
ti conosci Jesolo? Ci sarà, da Jesolo arriva fino a Chioggia. Ah, Chioggia, però chiude tranne le i bocca-porti dove volariamo a costruire il Mose, ma le robe, quest'altro. Insomma, io mi piace tanto. Racchiude la laguna veneta di Agapio, di Venezia, della nostra amatissima Repubblica Serenissima di Venezia. Mi piace tanto. Io mi ti chiedo imparare, ormai non so quanta lezione ti devo fare. Ti parli ancora sto italiano. C'è solo. Mi piace Bibiona. Non so niente. Bibiona tanto. Più bella di Venezia. Secondo me. Ah sì. Più bella. Ti sei frustrante. Come l'imposta verde comunale sugli immobili, come l'ICI. Uguale. È frustrante la stessa maniera. Era molto più bella di Venezia. Tuna verde è bellissima. Dai, proseguiremo questa lezione di turismo per stranieri prossimamente, sperando che voi, nonostante il soggetto qua, riusciate a comprendere qualcosa della nostra amatissima Repubblica Serenissima di Venezia. Dove è barca, cosa insieme io tante pacca prima, ma neanche se ti vai in acqua non ti tiri in qua, le robe di quest'altro mondo. Sparita pacca. Ma questo sono d'accordo invece. Nani, fai il check-up tu. Ma cosa fa? Cos'è sta roba? Che l'ho trovato di là. Ma l'ho trovato anche qua. E si è asciutta, asciutta. È asciutta, guarda. Metti via, ma roba da matti. Ma roba da matti. Ma si può, dico io. E se non si può, si fa, così. Si può. E se stai lì sempre a controllare tutto, non è più felice. Fai check-up tu. Check-up, no, della biancheria, check-up del corpo. Ah sì, quando prendo l'aeroplano faccio il check-up completo, sai che ti mettono in quelle macchine, come far la tacli ormai. Check-up è un controllo completo, qua il giornale dice che dopo una certa età, che poi è la nostra, bisogna fare un check-up almeno annuale, un controllo, io lo faccio ogni anno per tenere sotto controllo i calcoli che ho ai reni. Sì. Io ho detto che il medico dice che non ho calcoli normali, ho praticamente come delle grosse olive. Ma senti, ma per forza, ma guarda che sono anni che ti dico che bevi troppi aperitivi. Le olive, gli aperitivi. Chiedi qua cosa vuole, signore, devo far tutto io. Tu cosa vuoi? Ecco, così si fa. Lavorare, non perdere tempo. No, guarda, il consiglio che ti do è quello di bere un bel rosso, se ti passa tutto, se c'hai un po' di gastrite, bevi rosso o nero? Rosso o nero? Il bianco peggiora. Peggiora. Ti fa venire i calcoli, il bianco. Ti fa una roba che guarda che... No bianco, bevi nero o rosso, è tosse. C'è di qua? È uguale.